domenica a tutti. Vediamo oggi la liturgia della parola che il brano di Vangelo ci propone. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. In questo brano di Vangelo possiamo ancora una volta osservare la fede viva di Giovanni Battista. Infatti, qui si dice: Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Quante volte invece noi, stando a stretto contatto con Gesù, pregando, frequentando la parrocchia, molte volte invece nella nostra vita quotidiana, negli ambienti di lavoro, stando a contatto con gente che magari non crede, non riusciamo invece a, testimoniare che Gesù è il Signore della nostra vita. Giovanni non si vergogna di dire a tutti coloro che lo circondano: Io non lo conoscevo, ma adesso so chi è. Adesso so chi è perché ve lo posso testimoniare nella mia vita. Quante volte invece noi ci vergogniamo, no, di andare indietro nella nostra storia e vedere il momento in cui Dio ha toccato la nostra esistenza e si è fatto conoscere. Come presenza viva, non come un'idea, ma come presenza viva, persona vera e reale. La gente ha bisogno, da noi cristiani, di questa testimonianza, ha bisogno di vedere tramite la nostra vita, nel nostro volto, nel nostro sorriso, nei nostri occhi, di sapere che Dio esiste e soprattutto che Dio è una presenza viva e vera, operante anche oggi. Che non si tratta di un'idea o di qualcosa da seguire, ma di fare esperienza di una persona, conoscere una persona che non è nient'altro che Gesù Cristo. Infatti, nella prima lettura, Isaia ci dice: È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Giovanni Battista è stata una luce che ha testimoniato a tutti che Gesù è il Signore e anche noi dobbiamo fare questo, non possiamo essere solo suoi servi. Per questo dice: È troppo poco che tu sia mio servo, perché il Signore non vuole solo questo, ma vuole che ciascuno di noi sia quella luce nelle tenebre degli altri, quella luce che testimonia attimo per attimo che Gesù è vivo e presente e che Lui è il Signore della nostra vita. Perciò oggi, in questa domenica, andiamo indietro nella nostra storia e vediamo appunto qual è stato il momento in cui il Signore ha toccato la nostra esistenza e facciamo memoria di tutte quelle volte che Lui ci ha aiutato, ci ha difesi, ci ha portati in salvo, ha perdonato i nostri peccati e diamo testimonianza di questa cosa a tutti gli altri senza avere vergogna, perché tramite la nostra testimonianza, tramite la nostra luce, gli altri possono trovare la vita eterna, possono trovare Gesù che illumina le loro tenebre. Buona domenica e pace e gioia. Preghiamo. O Padre, che per mezzo di Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo, perché con la forza del tuo Spirito proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre case, invoco la benedizione del Signore.
Volgi il tuo sguardo, Signore, a coloro che ti supplicano, e custodisci con bontà quanti ripongono la loro speranza nella tua misericordia, perché in una vita santa rimangano a te fedeli e, avendo sempre il necessario in tutto, siano per l'eternità eredi della tua promessa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi e buona giornata.